Benvenuti a Pillole di Buona Salute. Oggi parleremo di creature piccole, ma di importanza incommensurabile per la nostra vita e il nostro pianeta, le api. Albert Einstein una volta disse: «Se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita». Questa affermazione sottolinea il ruolo cruciale delle api nel nostro ecosistema e nella nostra sopravvivenza. Ma cosa rende queste piccole creature così essenziali? Scopriamolo insieme attraverso alcune affascinanti curiosità sulle api e sul miele che producono. Sapevate che il miele non va mai a male? Sono stati trovati vasi di miele in tombe egiziane antiche di oltre 3.000 anni, ancora perfettamente commestibili. Questo accade grazie alle sue proprietà antibatteriche naturali e alla bassa umidità, che impediscono la crescita di batteri e funghi. Le api sono fondamentali per la nostra alimentazione. Impollinano circa 1/3 del cibo che mangiamo, inclusi frutta, verdura e noci. Senza le api, molte colture che dipendono dall'impollinazione manuale diventerebbero economicamente insostenibili. Questo renderebbe più difficile e costoso produrre cibi come mele, mandorle, fragole e zucchine. Il miele ha proprietà curative naturali, può lenire il mal di gola e accelerare la guarigione di ferite e ustioni grazie alle sue qualità antibatteriche e antinfiammatorie. Le sue proprietà igroscopiche aiutano a mantenere le ferite umide, accelerando il processo di guarigione. Inoltre, il miele è ricco di perossido di idrogeno, che agisce come un disinfettante naturale. Il miele può aiutare il cervello. Contiene antiossidanti che possono supportare la salute del cervello e migliorare la memoria. Il miele è un energizzante naturale. Fornisce una fonte rapida di energia grazie ai suoi zuccheri naturali, che vengono assorbiti rapidamente dal corpo. Gli atleti spesso usano il miele come fonte di energia prima e dopo l'allenamento. A differenza degli zuccheri raffinati, il miele contiene anche piccole quantità di vitamine e minerali. Esistono oltre 300 tipi di miele solo negli Stati Uniti. Il sapore, il colore e l'aroma dipendono dai fiori visitati dalle api. Per esempio, il miele di trifoglio è leggero e dolce, mentre il miele di castagno è scuro e ha un sapore più intenso e leggermente amaro. Questa varietà offre numerose opzioni per uso culinario e terapeutico. L'apicoltura aiuta molte comunità nel mondo, fornisce reddito, supporta l'agricoltura e migliora la sicurezza alimentare in molte regioni. L'apicoltura può essere un'attività economicamente sostenibile e benefica per l'ambiente, poiché le api contribuiscono all'impollinazione delle colture locali. Una singola ape operaia produce solo circa 1/12 di cucchiaino di miele in tutta la sua vita, ma insieme le api riescono a produrre una quantità significativa di miele. Questo incredibile lavoro di squadra è essenziale per la sopravvivenza dell'alveare, che può contenere fino a 80.000 api durante la stagione di raccolta. La cera d'api è utilizzata in molti prodotti di uso quotidiano, come candele, balsami per le labbra e persino in alcuni tipi di imballaggi alimentari. La cera d'api è naturale, biodegradabile e ha proprietà impermeabilizzanti, che la rendono ideale per molti usi industriali e domestici. Ecco alcuni consigli su come possiamo aiutare le api. Pianta fiori locali nel tuo giardino. Le api preferiscono le piante autoctone, che forniscono il nettare e il polline di cui hanno bisogno. Fiori come la lavanda, il trifoglio e il girasole sono perfetti. Evita l'uso di pesticidi. Molti pesticidi sono letali per le api. Opta per metodi di controllo dei parassiti naturali o biologici, come il sapone insetticida o il Neem. Sostieni gli apicoltori locali comprando miele locale. Questo aiuta a mantenere le popolazioni di api e a sostenere le economie locali. Inoltre, il miele locale può aiutare a ridurre le allergie stagionali grazie all'esposizione ai pollini locali. Le api
sono le custodi silenziose del nostro ambiente, lavorando instancabilmente per impollinare le piante che sostengono la nostra alimentazione e il nostro ecosistema. Ogni piccolo gesto per proteggerle ha un impatto enorme sulla salute del nostro pianeta. Come ci ha ricordato Einstein, la sopravvivenza delle api è legata alla nostra stessa esistenza. Proteggere le api significa garantire un futuro per noi e per il nostro pianeta. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie per aver seguito questa puntata di Pillole di Buona Salute. Alla prossima!